Buongiorno a tutti, svegliati Alessandri, oggi è lunedì 26 agosto 2019, ci troviamo sotto il distretto di Casalcermelli, sotto il territorio comunale di Casalcermelli, esattamente sull'ex discarica della Barco o su quello che resta della Barco. Professore, tanto vediamo una montagna qua, che cos'è? Ma probabilmente anche dalle informazioni raccolte, perché qui si tratta di eventi che sono successi negli anni 70-80, presumo, e c'è stato un riempimento di materiali vari, sicuramente non censiti né catalogati, quindi ci potrebbe essere andato qualunque cosa sotto e poi ricoperto. Tant'è vero che qualcuno mi ha anche detto, qualche cacciatore, che la mattina presto vedeva levarsi dei fumi e dei fuochi. Dei fumi. Quindi mi è venuta in mente l'immagine della terra dei fuochi in campagna. Qua abbiamo due vasche. Una Questa piena, è la prima, piena d'acqua. Non si sa di che origine sia. Sì. Di qua un'altra mezza vuota, cioè il senso è proprio l'abbandono. Notare che appena oltre là c'è il torrente Orba. Orba, che fa parte del bacino idrico del corpo fluviale da cui credo peschino anche c'è la captazione del nostro acquedotto, dell'acquedotto di Alessandria. La cosa, diciamo, che colpisce è da un lato l'abbandono, come se fosse semplicemente un campo incolto, un bosco selvaggio, eccetera. No, invece qui, fino a qualche decennio fa, c'è stata un'attività ben precisa, che è quella non del trattamento dei rifiuti, ma del riporto così generalizzato e incontrollato di rifiuti che in modo molto primitivo venivano sotterrati tranquillamente senza nessuna attenzione a cosa c'era sotto, e sotto ci sono le falde acquifere che alimentano l'Orba da cui viene captata l'acqua, o comunque dalle sorgenti, dalle falde viene captata l'acqua dell'acquedotto di Alessandria. A me dà l'impressione di essere un po' come in una zona dove abbandonata in fretta, tipo Chernobyl, dove le radiazioni hanno fatto terra pulita. Infatti, professore, qui abbiamo delle vasche, delle vasche in cemento, i resti di quella, delle vasche, dove probabilmente anche lì bisogna verificare dove venivano gettati, ma solo per contenerli, perché non c'è traccia di una filiera dove il rifiuto veniva trattato e inertizzato, solo contenuto, si portava via da una parte per metterlo qui, in questi luoghi. Ecco, questa è una vasca. Dei vasconi. Sì, un vascone praticamente. Da un lato vuoto dell'erba, dall'altro pieno con dell'acqua. Anche qui. Da dove arriva sta acqua? Ma anche qui il percolamento nel terreno sottostante è quasi garantito, perché non vediamo nessuna guaina. Andiamo avanti. Ecco, la montagnola è quella specie di argine che si vede là dietro al cancello, e sarebbe interessante che qualcuno, qualche pretore d'assalto, una volta c'erano questi pretori di cui se ne sente la mancanza, con coraggio facesse fare dei carotaggi, anche perché questi rivestimenti
di impermeabilizzazione non è che durino in eterno. Sì, quindi sono rivestimenti che vengono messi al momento, però poi, come hai detto tu, diventano permanenti, anche perché sopra questi rivestimenti ci buttano tonnellate di roba, quindi anche sostituirli è difficile. Ecco, dove stiamo arrivando qua, professore, che a noi ha incuriosito questa specie di bunker. Cosa c'è dentro questo bunker? Ecco, ci sono delle etichette, vediamo un po' fuori che cosa c'è scritto. Abbiamo delle etichette qui, ma vediamo se riusciamo a inquadrare. Eccolo qua: bonifica e risanamento ambientale di siti inquinati, trattamento e smaltimento rifiuti industriali. La ditta è Servizi Industriale Green. Qui hanno lasciato quindi un qualcosa di loro proprietà. Qui c'è un bidone dei rifiuti, ma quello che c'è dentro è ancora più curioso, no? Noi che non siamo molto pratici. Probabilmente era termica la cosa. Ci sono delle bocce dei contenitori con delle tracce di terra, di prelievi, dove sicuramente venivano effettuati delle analisi sul grado di tossicità. Qui abbiamo dei liquidi, lì avevamo delle sabbie, altri liquidi. L'etichetta dice Ricoboni, sa di Servizi Industriali, cantiere di Castellazzo, Bormida. C'è un'etichetta di quelle c'è scritto bonifica, no, l'etichetta che richiama, come si chiama, codice a barre, il codice a barre, esatto, il codice a barre che può richiamare benissimo anche le destinazioni e i contenuti. Qui sembra liquido, ecco, noi la data, se non sbaglio, siamo qua 5 maggio 2007 su questa qua 2007, quindi è abbastanza recente. Ecco, stiamo attenti a non farci male. Ecco, con questo servizio, professore, che cosa vogliamo porre all'attenzione? Porre all'attenzione, penso, uno dei tanti siti, noti o meno noti, sepolti nella memoria o ancora presenti nel territorio alessandrino, che è tutto da dimostrare, però è un dato oggettivo, che la provincia di Alessandria, da statistiche nazionali, è una delle province dove l'incidenza di morti per tumore o malati è tra le più alte d'Italia. Mi sembra di ricordare che sia tra le prime due o tre. Abbiamo visto la questione del cromo a Spinetta, ci sono una serie di siti dimenticati. A me viene in mente il sito della Ecolibarna a Serravalle Scrivi, anche lì tonnellate di liquidi fortemente inquinanti. Presumiamo che sotto quelle montagne lì di terra ci sia qualcosa che non faccia sicuramente bene alla salute. La cosa grave è che lì ci sono le falde acquifere, come all'Ecolibarna passa immediatamente, sotto l'Ecolibarna passa lo Scrivi ad esempio. Non dimentichiamo i siti anche di Tortona, dove sono stati
proprio sul greto dello scrivia. Quindi qui la situazione rischia di diventare drammatica e non si risolve sicuramente con l'oblio, perché allora le cose diventano volutamente inspiegabili. L'incidenza delle malattie da che cosa deriva? Noi sappiamo che il veicolo dell'alimentazione, cioè quelle cose che noi introduciamo nel nostro corpo, sono molto identificate come possibili veicoli appunto di trasmissione o di partenza di alcune malattie, di patologie molto gravi. L'acqua, ad esempio, è un alimento, se vogliamo dire così, che ci interessa a tutti noi, la beviamo continuamente. Se l'acqua non è pura, è portatore di elementi chimici, di particelle particolarmente nocive, è chiaro che poi viene a incidere sul nostro metabolismo e quindi potrebbe anche essere quella che scatena poi certe reazioni di tipo patologico. Questa è una mia riflessione, ma che è una riflessione molto elementare che potrebbero fare tutti. Va bene. Chiudiamo, lasciamo non nell'oblio, perché noi l'abbiamo fatto vedere, ma così per una riservatezza. Chiudiamo la porta. Aveva anche una leva, sì, una chiusura ermetica, perché questo è un cassone di quelli climatizzati, certo. Non so se avete visto. Sì, di dietro c'è il motore. Andiamo. Va bene, professore. A questo punto io mi domando, con questa natura che noi abbiamo intorno, l'Italia è formata da questi boschetti, da queste aree di respiro, un po' trasandate, però insomma, finché la natura che va per conto suo va bene, ma quando interviene l'uomo con queste cose qua non va più bene. Ecco, dicevo, la bellezza, anche la bellezza selvaggia di un posto, ma perché deve essere contaminata? Perché deve essere maltrattata, villaneggiata? Perché la salute dell'uomo non è un valore? Perché? Perché? A questo punto, con questo interrogativo, io vi saluto. Arrivederci a tutti. Al prossimo video. Salve.